parole se ne dicono tante. Fondazioni bancarie non avete provato? No, ci hanno detto bravi, abbiamo contattato diverse fondazioni, abbiamo fondato la fondazione Carico, la fondazione della provincia di Lodi, fondazione Banca Popolare di Lodi, ci hanno fatto gli applausi, incredibile, bravissimo restauro, ma se avete i soldi ve li diamo. Diamo anche noi. Certo. Se voi non li avete non li diamo nemmeno. Quindi questo è stato, vedo, ecco, così brutale, con parole, sì, sì, certo, con abilità. Però il succo era questo. Quindi i privati che sono, sì, questi? Ma solo la TEM? Solo la TEM. Perché l'ha preso appunto come un progetto con cui rifarsi un po' l'immagine. Con che cosa? Intanto lo passava con i vari comuni che devono passare. Sì, ma non c'è soltanto questo a livello questo per noi. Poi il comune avrà altre agevolazioni perché faranno, mi pare che rimettono a posto questa strada, avete fatto bene arrivare, deve passare da sterrata, mi pare che la asfaltino, faranno la ciclabile da Lavagna fino a Comazzo, allargheranno la strada in modo tale da fare delle ore di sosta, perché è terribile c'è sulla strada da percorrere da Comazzo e Lavagna, per cui faranno delle ore di sosta dove le macchine che si incrociano possono uscire di strada per permettere il passaggio, perché un camion e un autobus non riescono a passare, cioè già è successo. Quindi ci sono grossi problemi di viabilità che la TEM in qualche modo cerca di alleviare. Poi per quanto riguarda il discorso della... il termine tecnico è la non compensazione, ma insomma mitigazione dell'impatto dell'autostrada, perché sarà una muraglia, perché è, non so, 5-6 metri d'altezza. Perché deve prendere, giusto, perché deve superare la mozza, per cui per arrivare senza grossi problemi di pendenza, l'altezza si deve alzare